E adesso vado da... No, vabbè. Guardate qua, questa è proprio l'estate. Guardate sì. questo hot dog con i gamberetti, no? Gli shrimps rolls, come vengono chiamati. È una moda, diciamo, americana. Hot dog è americano, no? In genere uno lo mangia col wurster. Però c'è questa versione, un po' Hampton, un po' no, mare. Andiamo nel New England oggi. Ah, New England, vedi, che, ecco, che meraviglia. Una delle zone, le prime zone insediate appunto dagli europei negli Stati Uniti, è una zona bellissima, ci sono, stranamente all'America si pensa sempre all'hot dog, all'hamburger, poi in realtà lì è una zona di pesca, no? Si fa lobster roll, lo shrimp roll, cioè a seconda del pesce che si utilizza. E oggi partiamo naturalmente dal pane, perché andiamo a creare come se fosse un hot dog, no? Quindi il classico panino da dog, guarda che bello. Infatti delle immagini di New England. Io ho avuto la fortuna di andarci ed è veramente bellissimo. Allora, come un po' la caratteristica degli impasti americani, è un impasto molto veloce. Quindi andiamo a utilizzare farina, farina abbastanza forte, 14 grammi di proteine. Andiamo a mettere quasi tutti gli ingredienti, quindi quasi tutta l'acqua, lo zucchero, il sale, il miele e le uova. Subito un uovo e aspettiamo prima di mettere il lievito, perché andiamo a far amalgamare molto bene tutti gli ingredienti. Questo è un panino dello dog che vale per tutti i panini dello dog, cioè noi l'abbiamo messo i gamberetti, ma possiamo mettere anche il classico. Stiamo dando la ricetta per una delle versioni dei panini da hot dog, che da fare a casa è super super facile e veloce. Sì, dopo ti faccio vedere naturalmente tutta la formatura e tutto il resto. Quindi il concetto è: impastiamo tutti gli ingredienti avanzandoci un pochino d'acqua e impastiamo per 10 minuti, poi andiamo a mettere il nostro lievito di birra. Quindi 10 grammi di lievito di birra, vado ad amalgamare con l'ultima acqua e qui andiamo a impastare fino a quando il nostro impasto sarà bello liscio. Quando l'impasto avrà preso proprio una consistenza bella liscia, perché qui andiamo a lavorare... Quanto tempo ci vorrà? Altri 10 minuti, una ventina di minuti di impasto. Vedi, io inizio già con le mani, vado avanti perché il burro lo aggiungerò poi dopo. Alla fine dell'impasto, quindi il concetto è molto semplice, tutto insieme, però il burro e il lievito alla fine. Dopo andiamo avanti e ti faccio continuare, perché poi la prima lievitazione è semplicemente fino al raddoppio. Ma adesso vado avanti a impastare. E adesso andiamo a vedere gli hot dog con i gamberetti, tipici appunto del New England. Ma noi facciamo il pane, poi ognuno fa quello che vuole, ma è una bella idea i gamberetti, anche come aperitivo, no? Sì, perché poi li mischiamo con una salsina buonissima. Allora, partiamo da questo panino appunto per gli hot dog, che naturalmente, come abbiamo già detto, possiamo utilizzare per tutti gli hot dog anche classici. Abbiamo impastato la farina, l'acqua, lo zucchero, il miele e il sale tutto insieme per una decina di minuti. E anche l'uovo. L'uovo, bravissima, un uovo. E poi alla fine abbiamo aggiunto il lievito di birra, quindi al contrario di come facciamo di solito, e quando l'impasto, vedi, prende questa bella consistenza liscia, si vede molto bene adesso, sì. Esatto, quando abbiamo questa bella consistenza liscia, vedi che da questa parte è bello liscio, andiamo a metterci il burro. Perché è l'unica cosa che non avevamo ancora messo. Esatto. Burro. Mettiamo il burro, che sono 50 grammi, quindi lo possiamo mettere in una sola ripresa, e andiamo a impastarlo bene. Quindi andiamo a chiudere il nostro impasto e andiamo a far amalgamare bene il burro. Eccoci qua. E via. Quando e siamo arrivati a questo punto, vedi che è bello proprio liscio e lucido. Andiamo a fare lievitare il nostro impasto per almeno un'ora e mezza. Facciamolo vedere, aspetta, fallo vedere. Un'ora e mezza. Un'ora e mezza. E raddoppia, diciamo. Esatto. Ecco. Raddoppia di volume. L'importante è il volume, il raddoppio del volume, non tanto i tempi. Perché qui dobbiamo farlo. Raddoppio di volume e poi andare a creare le pezzature. Che io in questo caso, con questa quantità di impasto, ne faccio 6. Quindi ci vengono 6 panini da hot dog. Quindi andiamo a mettere pochissima farina sul tavolo, vado a dividere a metà, poi in 3 e altri 3, ok? Se facciamo delle pezzature un po' più piccole, facciamo questo lavoro qua, andiamo a metterlo. Quindi andiamo a chiuderlo prima dai lati, creandoci un filoncino lungo, e poi andiamo a ripiegare bene la pasta, vedi, creando così. Un filoncino così. E poi con le mani andiamo ad allungarlo. Hot dog fatto. Hot dog, formatura. Chiudiamo di qua. E poi con le mani, lasciando leggermente. Semplice. Sì, guarda, vedi. Qua il taglio, la chiusura, la giriamo.
No, no, è molto semplice. Poi questa pasta, se è stata ben lavorata, è anche molto facile da piegare. Quindi io un po' di farina l'ho messa, ma in realtà poca però, no? Pochissima, ma in realtà non abbiamo eccessivamente bisogno, perché i grassi in realtà ci aiutano a lavorare molto meglio la pasta e quindi a renderla anche più estensibile. Una funzione dei grassi non è solo quella di dare sapore, corposità, ma è anche quella di rendere più estensibile la nostra pasta. Giusto. Quindi quando abbiamo dei prodotti che sono un po' più grassi, abbiamo più facilità nella formatura. Teglia. E questi sono proprio i panini classici e facili da fare a casa. Possiamo anche metterli, io in questo caso li faccio staccati, ma possiamo anche metterli più vicini in una teglia più piccola. Poi li stacchiamo dopo. E loro si aprono. Quanto devono lievitare? Di nuovo un'ora e mezza, raddoppio. Quindi guarda, un 3 ore in tutto questo pane. Esatto, pronto. Sì, okay. Sì, è veloce, ma poi l'importante, guarda, è proprio il volume. A questo punto io prendo pennello e un uovo sbattuto e vado a andare a lucidare la crosta. La parte lavoriamo già da lievitato, quindi è normale che dobbiamo essere molto delicati. Qui lo diamo proprio per dargli quel colore tipico quasi di una brioche, no? Certo. Perché poi in realtà il panino da hot dog nasce di lì, no? Nasce da una brioche, quindi zucchero, burro, in alcuni casi il miele, uova e dà quella morbidezza perfetta per accogliere poi l'ingrediente. Quanto il forno? 10-12 minuti a 240 gradi. Perse, vuoi venire a assaggiare? Secondo me il perse qua, ma perse subito. Col gamberetti, ci dà anche New una mano. England, qua vi dà una mano adesso a fare la Guarda, salsa. Allora, questi sono i panini, vedi che questi sono i panini meravigliosi. Allora, e adesso mettiamo... però dobbiamo riempire, perché in questo caso questo possiamo metterlo dogma. Allora facciamo una salsina. Dai. Senape. Senape, che per me non deve mai mancare. Vai. Pari peso di maionese. Maionese, bravo. Senape, in realtà metto... maionese, insieme, così li vedete, vedete, se voi li mettete di fianco, avete l'idea della dose, poi. Esatto. Allora, quindi mettiamo... manca ancora un po' di senape. Metto un po' di senape. Poi andiamo a mettere paprika dolce, mezzo cucchiaio. Tanto anche è dolce. Vabbè. Esatto. Un po' di pepe, proprio pochissimo, mezzo cucchiaino. Poi andiamo a mettere un cucchiaio di aceto di vino, mettiamo anche leggermente più abbondante, e succo di lime in questo caso. Bravo. Vado a mischiare bene. Se uno non ha lime metterà il limone. Limone, sì, un pochino meno aspro. Però. Esatto. Sa meno di verde, ecco, il limone. Verde. Oppure anche un limone verde, va bene, se non avete esatto. Il esatto. E poi tagliamo il nostro panino, in questo caso in questo modo, attaccato. Sulla schiena del panino, che è ancora un po' caldo, ma ci sta, guardando che bello. Vedete che meraviglia. E poi, in realtà, io gli tuffo dentro i gamberi. Ah, dentro nella salsina buttiamo i gamberi. Sì. Così. Guarda, gli do un bel giro. E poi li vado a mettere, guarda, che loro si la cipolla amalgamano. La metti dopo, brava, dopo. Esatto. Vado a inserirglieli dentro. Sono già conditi quando li metti dentro. Bravissima. E, perché sennò i gamberi sono staccati brava. Dal gambero, invece così. Guarda, ne mettiamo ancora uno qua sopra, che ci sta. Poi prendiamo il coriandolo. Fresco. Per chi fresco, piace. Certo. Che con le forbici te lo tagliamo e gli facciamo... Che in New England chiamano cilantro. Guarda cilantro. Che bello. E la cipolla. E poi gli mettiamo rossa. Un po' di cipolla. Guardalo qua. Poi il naturalmente. Io ne ho fatti un po'. Facciamoli vedere. Un po' di panini, guardate cosa cagliano. Sono. E poi c'è anche questo, adesso lo taglio cagliano. Questo. Sì, ma te non puoi, sei allergico. Ma tu non puoi, sei allergico. Guarda che meraviglia. Non è allergico a niente. Guarda che shrimp roll che ma facciamo. Ma guardate che shrimp roll, che bellissimo. Guarda questo che bello. Panino, questo dog con i Bravo. Gamberetti. Viva Assaggiamo. L'estate. Io li mangio Caglia. Dopo, se no mi sbrodolo tutta la camicia. Non è il caso di fare una figuraccia.